In primo piano la sfida di Frosinone, che potrebbe valere la promozione diretta. Di fronte la seconda e la terza della classifica, la partita è Frosinone-Bologna. Il nostro inviato è Massimiliano Graziani. C'è un sogno che si chiama Serie A e gli 8.000 del Matusa vogliono viverlo fino in fondo. Lo stadio comunale strapieno ancora una volta per la partita più calda dell'anno. Frosinone-Bologna, seconda contro terza in classifica, come si diceva da studio, separate da un solo punto. Chi vince oggi se ne va in fuga per la promozione diretta, tre giornate dalla fine. 90 minuti che valgono una stagione, le due squadre ci arrivano nel loro momento migliore. Il Bologna una settimana fa è tornato al successo cancellando dal campo un Catania in grandissima forma, mentre il Frosinone ha ottenuto 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 giornate di un calendario che non era per niente agevole. È una sfida aperta a qualsiasi risultato. Il Bologna è uno squadrone costruito per andare in Serie A, ma il Frosinone in casa è una macchina da guerra. 42 punti conquistati davanti al proprio pubblico, uno in più del Carpi che è già promosso. Insomma, gli ingredienti per una grande partita ci sono tutti, esaltati da una cornice di pubblico straordinaria per calore e passione. C'è un'atmosfera pazzesca, le squadre hanno effettuato il riscaldamento in campo sulle note del Nessun Dorma di Pavarotti, cantato a gran voce da tutto lo stadio. Domina il giallo azzurro dei 7.000 tifosi ciociari, ma ci sono anche un migliaio di sostenitori del Bologna che stanno ancora affluendo e che colorano di rosso-blu la curva sud. Le formazioni: Frosinone che si schiera con Zappino fra i pali, in difesa Matteo Ciofani, Blanchard, Russo e Crivello, a centrocampo Gori e Gucher in mediana, Soddimo e Carlini sugli esterni, la coppia d'attacco Daniel, Ciofani e Dionisi. Risponde il Bologna con il 3-5-2 con Coppola fra i pali, in difesa Ferrari, Maietta, Gastaldello, e sugli esterni a centrocampo Ceccarelli e Masina, in mediana Caserini e Cristicic, Laribi trequartista alle spalle delle due punte, Sansone e Cacia. È una giornata calda, circa 22 gradi, l'arbitro è Pinzani di Empoli. Linea allo studio. La linea allo studio. Vantaggio del Frosinone dopo un minuto e mezzo con Soddimo, cambia quindi il risultato, Frosinone 1 Bologna 0 dopo un minuto e mezzo. Linea a te. Attenzione, attenzione, c'è il pareggio del Bologna immediato con Ceccarelli, quindi cambia di nuovo il risultato al quinto minuto, Frosinone 1 Bologna 1, linea a te. È il sesto minuto e il risultato è sull'1-1, una partita strepitosa che è cominciata veramente in maniera spettacolare con un gol per parte, subito in vantaggio il Frosinone dopo un minuto e mezzo con la rete di Soddimo. Frosinone che attacca ancora con Dionisi, limite dell'area destro, palla che finisce fuori di un soffio, il tiro che è finito alla sinistra del portiere Ferdinando Coppola, che ha visto il pallone finire nei pressi del palo, ancora un pericolo da parte della squadra di Stellone. Dicevo, il gol del vantaggio ha segnato Nenè, 1-0 per lo Spezia al sesto minuto, dunque Spezia 1 Brescia 0. A te la linea, Frosinone. Vi racconto i due gol. Il vantaggio del Frosinone, un pallone che è arrivato sulla destra, Daniel Ciofani che ha sforbiciato la palla in area di rigore, la traiettoria sporcata da una deviazione, ha attraversato tutta l'area piccola ed è arrivata sul secondo palo dove c'era Soddimo che ha spinto il pallone in rete. E poi il pareggio tre minuti dopo del Bologna con Ceccarelli, un'azione insistita sulla sinistra, palla in mezzo all'area con Ceccarelli che ha fatto partire un destro secco a filo d'erba che si è infilato sulla sinistra della porta difesa dal brasiliano Zappino. Torniamo a Frosinone Bologna. Con il Frosinone in avanti con Dionisi che cerca di mettere un pallone in mezzo, pericolosissimo l'intervento in calcio d'angolo di un difensore del Bologna. Siamo al 14esimo, Frosinone 1 Bologna 1, grande intensità, pressing a tutto campo, azioni da una parte e dall'altra, una partita di grande livello tecnico. Adesso sta battendo il calcio d'angolo il Frosinone con Robert Cooker, mucchio di giocatori in area, palla che spiove, colpo di testa a rinviare di Laribi che è andato a dar manforte al centro della propria difesa, poi recupera palla con il Frosinone, l'apertura di livello a sinistra per Soddimo, cross con il destro, palla in area di rigore, colpo di testa, la rete di Blanchard, il gol del nuovo vantaggio del Frosinone con Leonardo Blanchard. Si è spinto in avanti il difensore del Frosinone, ha trovato il varco giusto in elevazione, ha schiacciato il pallone che è passato sotto al corpo di Coppola ed è rotolato in rete per il nuovo vantaggio del Frosinone al 15esimo, Frosinone 2 Bologna 1, la rete di Blanchard. E al 15esimo quindi cambia il risultato, torniamo allora a Vicenza per Vicenza Entella. Frosinone sulla destra con Matteo Ciofani, lo scambio con Carlini sulla tre quarti, poi recupera in qualche modo ancora Matteo Ciofani, Dionisi per Ciofani in area di rigore, il destro e la parata, il rinvio della difesa del Bologna, ancora un'occasione per il Frosinone che è andata vicino al 3-1 mentre siamo al 30esimo e 45 secondi, Frosinone 2 Bologna 1, andiamo a Vicenza.
43 minuti e 30 secondi con il Frosinone in vantaggio su Bologna per 2-1. La squadra ciociara recupera palla nella propria metà campo, poi fa partire il contropiede con Carlini che apre a destra per Gori, palla sul sinistro, scambio ancora con Carlini mentre Bologna si riposiziona al limite dell'area di rigore. Carlini dentro per Ciofani, controllo, tiro a deviazione in estremis di Ferrari che mette il pallone in calcio d'angolo. Sembrava fatta per il 3-1 del Frosinone con Ciofani che si è girato con una velocità fulminea, ha fatto partire un destro sul quale si è lanciato il numero 24 del Bologna Ferrari con la punta del piede, è riuscito a deviare il pallone in calcio d'angolo. È una partita che non lascia respiro, due occasioni per il Bologna per il pareggio con, al quarantesimo con Sansone, un sinistro, un passo dentro l'area di rigore, la palla che è finita fuori di un soffio sopra la traversa della porta difesa da Zappino, poi al 41esimo Casarini ancora per il Bologna, pallone pericoloso in area di rigore, ancora Frosinone con Daniel Ciofani, l'angolo battuto calcio da Gucker, calcio di rigore per il Lanciano al 45esimo. A Frosinone siamo al quarto minuto del secondo tempo con il Frosinone in vantaggio sul Bologna per 2-1. Non ci sono state sostituzioni in campo, gli stessi 22 del primo tempo. Frosinone che attacca da sinistra verso destra in maglia in completo giallo con inserti azzurri, mentre Bologna indossa la maglia a bande verticali rosso-blu, quella tradizionale con pantaloncini blu. Un secondo tempo che è cominciato a ritmo un po' più lento rispetto a quello indiavolato del primo tempo, con il Bologna che ha avuto subito un'occasione dopo due minuti, un'azione insistita, palla a terra in area di rigore, Sansone Cacia sventata dall'uscita alla disperata di Zappino che è riuscito ad intercettare il pallone, ancora il Bologna in avanti con Sansone, un sinistro, la parata, palla fuori, Cacia ad un passo dalla porta vuota ha deviato il pallone alto, palla che è finita fuori, grandissima occasione per il Bologna. Sansone dal limite dell'area da sinistra ha fatto partire un tiro insidioso raso terra in diagonale indirizzato sulla sinistra di Zappino che si è disteso per intercettare il pallone, sulla ribattuta è arrivato per primo Cacia che però ha spedito il pallone alto sullo sfondo della curva nord Ciociara che adesso sta incoraggiando la propria squadra perché Russo, il difensore centrale, è andato proprio sotto la curva alzando le mani chiedendo l'incitamento della propria squadra. 11 minuti nel secondo tempo con il Frosinone in vantaggio sul Bologna per 2-1, il rinvio dal fondo di Massimo Zappino per la squadra di casa, palla che arriva sulla tre quarti dove c'è Ciofani che controlla con il petto, si libera in mezzo a due giocatori, palla al piede, l'appoggio per Dionisi a sinistra al limite dell'area, sinistro e la palla sull'esterno della rete, ha dato l'illusione del gol a tutto lo stadio di fede giallo-azzurra, il tiro secco di sinistro di Federico Dionisi che è andato vicino al gol anche al settimo minuto con una girata da destra questa volta dalla parte opposta nell'area di rigore, un sinistro raso terra che è finito anche stavolta sull'esterno della rete, atmosfera caldissima sugli spalti, sentite l'incitamento della curva nord gremitissima di tifosi ciociari, ma si fa sentire anche la curva sud dove ci sono circa 1000 tifosi del Bologna. Così non è ancora in avanti con Daniel Ciofani sulla tre quarti, palla dentro per Soddimo, controllo con la coscia, sinistro morbido che attraversa tutta l'area, Carlini destro, palla che finisce però in curva, aveva la possibilità di battere verso la porta, Carlini aveva uno spiraglio aperto, si è coordinato, ha fatto partire un destro in corsa di collo pieno che però è finito lontano dallo specchio della porta difesa da Ferdinando Coppola che adesso rinvia 17 minuti e 59 secondi con il Frosinone in vantaggio su Bologna per 2-1. Frosinone che attacca con Ciofani, scambio con Dionisi al limite dell'area, spostato a destra all'altezza della linea del fallo laterale, recupera ancora il pallone Frosinone con Gori, in avanti per Dionisi sovrastato da un avversario, poi Ciofani un tiro in spaccata in acrobazia con il collo destro e palla che finisce fuori di poco sulla destra di Ferdinando Coppola. Bologna che sta spingendo per cercare il pari in questo secondo tempo e ha avuto due occasioni, al 13esimo con Laribi un tiro di controbalzo dal limite dell'area su cross da destra di Ceccarelli, una conclusione violenta di destro che è finita alta sopra la porta difesa da Zappino, e poi ancora Ceccarelli al 16esimo, Ceccarelli non avere proprio spina nel fianco a destra per la difesa del Frosinone, è arrivato all'appuntamento con un cross al limite dell'area piccola però non è riuscito a controllare il pallone che è sfilato oltre la linea di fondo. Frosinone attacca al 30esimo e 30 secondi con Carlini, Frosinone in vantaggio per 2-1 sul Bologna, ancora Carlini al limite dell'area fermato dalla difesa avversaria, e poco fa la squadra di Stellone ha avuto un'occasione clamorosa per portarsi sul 3-1, Federico Dionisi lanciato in un corridoio da Carlini che aveva fatto tutto il campo, palla al piede, ha fatto partire un destro secco raso terra che è finito sul palo alla sinistra di Ferdinando Coppola che ormai era abbattuto. Carlini è l'uomo in più in questo momento della squadra
squadra del Frosinone. Adesso il pubblico anche a gran voce sta scandendo il suo nome, perché è veramente imprendibile, sta facendo ammattire i difensori avversari, e quando non riesce a far ripartire l'azione di contropiede guadagna falli su falli che fanno respirare la squadra di Stellone. 39 minuti con il Frosinone in vantaggio sul Bologna per 2-1, ma la squadra di Stellone ha avuto l'opportunità per il terzo gol con Federico Dionisi, che è arrivato a tu per tu con il portiere avversario. In un primo tempo ha perso il momento per la conclusione, per il ritorno di un difensore avversario, poi ha recuperato palla, ha fatto partire un destro parato con i pugni uniti dal portiere della squadra emiliana. 49 minuti di gioco, poco più di un minuto ancora da giocare, un minuto che separa il Frosinone da una vittoria fondamentale per questo campionato. C'è elettricità nell'area del Matusa, attenzione, acqua fresca, un sinistro deviato in calcio d'angolo, adesso c'è l'ammonizione e l'espulsione per doppio cartellino giallo all'indirizzo di Sansone. Rimane in 10 quindi il Bologna, un fallo in area di Sansone che aveva sgomitato evidentemente, poi ha anche protestato, ha ricevuto prima il cartellino giallo, il secondo e poi il rosso che decreta l'espulsione quando mancano 30 secondi alla fine. Espulso Sansone, una manciata di secondi ancora da giocare, il Bologna con un uomo in meno e il Frosinone che sta per battere il rinvio dal fondo con Massimo Zappino. È pronto al rinvio il numero uno brasiliano della squadra Ciociara, con il pubblico tutto in piedi che accompagna l'ultimo sforzo della squadra in maglia giallo-azzurra. Pallone che spiova nella metà campo avversaria, colpo di testa di Castaldello in anticipo su Santana, poi Frara recupera un pallone ma ha commesso fallo su Casarini, calcio di punizione assegnato al Bologna, tenta l'ultimo assalto la squadra di Lopez. Castaldello, palla lunga al limite dell'area, di testa Russo che allontana, poi il pallone recuperato dalla Ribi a metà campo, ancora un colpo di testa, un altro di risposta di Gori, palla ancora recuperata dalla Ribi che appoggia sulla sinistra per Ceccarelli, controllo di Ceccarelli, cerca qualcuno da servire, lancia in avanti al limite dell'area, di testa Gori, palla che spiove ancora al limite con un tentativo di cross dalla destra, rimbattuto, riparte il Frosinone contro piede con Alessandro Frara, l'esperto numero 7 della squadra Ciociara, porta palla, non spreca il pallone, l'appoggio indietro per Crivello, il lancio lungo di Crivello per lo scatto di Daniel Ciofani, lo va a chiudere in anticipo Ferrari che spedisce il pallone al centrocampo, poi di testa Casarini, il controllo ancora di Crivello nella prova metà campo, c'è Mancosu che va a far pressing su di lui, cerca di recuperare palla ma ha commesso fallo ed è calcio di punizione per il Frosinone e arriva il triplice fischio. La vittoria del Frosinone, la festa incontenibile in campo dei giocatori con le mani nei capelli, si abbracciano e la festa incontenibile sugli spalti, esplosa letteralmente la curva nord e le due tribune gremitissime centrali dello stadio Matusa per questo risultato importantissimo. Il Frosinone vola a più 4 su Bologna e Vicenza quando mancano 3 giornate alla fine e vede davvero vicina adesso la Serie A quando mancano solamente 3 partite da giocare, a un piccolo patrimonio da amministrare, la festa per i giocatori della Frosinone in mezzo al campo, ammutoliti quelli del Bologna che continuano a sventolare le bandiere in onore dei propri giocatori che comunque escono a testa alta da questa sfida. Non si è certo risparmiato il Bologna di Lopez, è stata una partita avvincente con occasioni, azioni da gol da una parte e dall'altra, equilibratissima, è riuscita a spuntarla il Frosinone con il carattere, con la forza di volontà nel secondo tempo, perché anche il Bologna ha avuto le occasioni del pareggiare ma il Frosinone... Diamo il finale, Graziani. Sì, il finale Frosinone 2 Bologna 1 dopo 50 minuti nel secondo tempo. Alleni a te, Corsini.